di eh, a tu per tu questa settimana lo vedete già assieme insomma come sempre Buonasera a Davide Faltoni eh, c'è Francesco Ruscelli 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 do... dipende dal ecco. luogo d'Italia dove <ride> si pronuncia <ride> Infatti, così rompiamo il ghiaccio in questo caso in qualità di reggente eh, del partito insomma regge, deve, no, deve regge. insomma questo PD ora ha la reggenza esatto. diciamo il comitato dei reggenti il comitato, eh. ah, ah, comitato dei reggenti del partito. Capirai, per, tenerlo, democratico. per tenerlo tutto unito ci vuole qualcuno che lo regge, no? <ride> Comunque, della, ovviamente della segreteria aretina, segreteria provinciale insomma del Partito Democratico. Questo perché, perché eh, si è dimesso eh, il segretario no? eh, un paio di mesi fa, più o meno? Circa. Sì. circa. E poi insomma c'è stata ovviamente l'assemblea la, e questo è stato deciso. Non solo lei come reggente, c'è anche. No, c'è anche Matteo Bracciali. Ecco. Che, che saluto con il quale collaboriamo, e poi c'è Pescini che fa parte della segreteria regionale del partito, ah, una eh. sorta di triunvirato diciamo, <ride> per traghettare il partito ecco. fino alle elezioni amministrative. Dopodiché si terrà il congresso provinciale sì, che vabbè. eleggerà il nuovo segretario, la nuova segreteria. Quindi la vostra no, sfida. questo Pescini ha un ruolo di. di con... che ruolo ha? Di Facere, no, Ma No, 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 di. Commissario quasi, no, no, assolutamente. No. Ha un ruolo soprattutto di supporto, nel senso che ehm, abbiamo ritenuto utile che in una fase così delicata come quella di questa transizione che dobbiamo affrontare fosse necessario, oltre che la rappresentanza delle, delle anime del Partito Democratico a livello territoriale, anche quella di una figura del regionale che potesse darci un supporto anche in previsione degli importanti appuntamenti che abbiamo davanti, elettorali, organizzativi, il Congresso nazionale, ma soprattutto siamo alla fine io e Matteo che, che dobbiamo lavorare. E abbiamo iniziato a farlo ricostruendo un percorso di collaborazione con i sindaci e i segretari per affrontare tutta una serie di questioni, delle quali magari parleremo. Sì, infatti la sfida più importante sono proprio le, le prossime insomma, elezioni amministrative, che non saranno ovviamente nel comune capoluogo di Arezzo, ma invece ci sono in tanti comuni della nostra provincia che. Insomma, già cominciano a sentire qualche vento un po' gelido eh. sul collo, nel senso che effettivamente, insomma, anche nella rossa toscana, nella rossa eh, provincia di Arezzo, eh, insomma, il vento che soffia da destra o quantomeno dalla Lega Nord comincia davvero ecco, a, farsi, a farsi sentire. Eh, la presidente della provincia è. Eh, Espressione insomma, del, del centro-destra. Quindi, mh, insomma, se anche questo appuntamento elettorale, che immagino per voi sarà un termometro importantissimo dovesse andar male, beh, poi, insomma, ricostruire questo PD sarebbe quasi impossibile. Allora, noi crediamo che ogni tornata elettorale sia figlia di una stagione precisa. È del tutto evidente che come veniva ricordato il vento che soffia in questa congiuntura storica, politica e sociale è sicuramente un vento eh, che favorisce la destra, favorisce il populismo, c'è una ondata di neosovranismo che l'Italia non aveva mai vissuto in questa intensità, anche per la modalità con, alcun, con la quale alcuni esponenti del eh, governo soffiano costantemente. Su anche mh, alcune paure, timori degli italiani. Detto questo, le elezioni amministrative. Sono anche delle elezioni che, soprattutto nei comuni sotto 15.000 abitanti, riguardano il rapporto con gli amministratori, la qualità del lavoro che è stata svolta durante la legislatura. Quindi il nostro obiettivo è quello di lavorare per riconfermare le amministrazioni uscenti, seppur nella consapevolezza di un quadro di criticità e di, e di difficoltà. È esattamente in questa direzione che ci stiamo muovendo, nella consapevolezza che serve. Un eh, perimetro di, di, di alleanze che sia sicuramente più vasto e più ampio rispetto a quello del Partito Democratico, quindi la vocazione maggioritaria è un concetto che appartiene più al passato che al presente. Oggi il PD deve essere il baricentro della ricostruzione di un centro-sinistra con le altre forze politiche, ma anche con le esperienze del civismo che hanno una identità civica molto importante. Ecco. Intanto faccio i complimenti perché credo che abbia avuto molto coraggio a assumere un incarico di questo tipo in questo momento, con il rischio che ha detto Greta, che è concreto, che evidentemente se poi i risultati elettorali dovessero eh, deludere la forza che lei rappresenta, chi c'è in questo momento inevitabilmente ne, ne viene anche un po' radditata la responsabilità. Eh, però ecco di, direi intanto si sente in giro che il PD non si presenterà praticamente in nessun comune con il proprio simbolo. E questo è vero o una scelta già fatta e per quale motivo? No, non è vero. Ci sono una serie di valutazioni che riguardano chiaramente i comuni sopra 15.000 abitanti, perché è là che. Eh, più si manifesta la, la possibilità di presentare più liste legate al candidato sindaco, mentre nei comuni sotto 15.000 abitanti, come nelle legislature passate, il PD è sempre stato diciamo, promotore di, di liste civiche in, in tutti i comuni, sostanzialmente nessun comune si è mai presentato il PD da solo. Eh, queste scelte sono oggetto di valutazione anche, anche da parte delle assemblee comunali, quindi dei livelli territoriali che eh, statutariamente hanno anche competenza su questa materia. Per quanto ci riguarda, la nostra idea è quella, come dicevo prima, di creare delle coalizioni vaste che abbiano la possibilità di parlare a più mondi, valorizzando laddove si va al rinnovo degli amministratori le esperienze positive fatte, il lavoro anche amministrativo svolto, ma anche e soprattutto guardando al futuro, perché in ogni tornata elettorale i cittadini quello che è stato fatto lo danno sostanzialmente per assunto e gli interessa di sapere quello che si vuole ancora fare, per cui concentrarsi sulle grandi sfide che ogni comune ha davanti. Sulla responsabilità è bene fare una puntualizzazione sulla reggenza, eccetera. Allora, noi abbiamo ereditato una situazione di emergenza derivante appunto da un Periodo che ha portato alle dimissioni del segretario provinciale Albano Ricci e abbiamo come obiettivo quello di ricostruire le basi di una eh, maggiore agibilità politica del PD e di eh, essenza di comunità politica. Per cui il lavoro che stiamo svolgendo è quello di una forte collaborazione con i sindaci e con i segretari. Anche per dare l'impressione che il PD ha veramente capito la lezione e intende rimettersi in marcia. Quindi una gestione collettiva con poi un'assunzione di responsabilità collettiva, anche perché pensare in tre mesi di risolvere tutti i problemi che ci sono in due persone è oggettivamente utopistico. Però creare le basi affinché queste problematiche siano risolte è il compito che ci poniamo e anche con grande impegno. Prego. Sì. Ecco, ma mh, praticamente a Arezzo scompaiono le sedi, i circoli del PD e compare la sede della Lega. E, e mi sembra anche in provincia, eh, molte liste civiche, molti gruppi cercano chiaramente eh, l'appoggio della Lega. Ecco, il PD in questo contesto, ma direi anche effettivamente la parte più umile della popolazione, gli ultimi, quelli più in difficoltà, oramai sembra che si rivolgano più alla Lega eh, che cioè a voi che poi era un po' l'elettorato invece eh. de, de, de la, dello zoccolo duro di sinistra no? a cui il partito, a cui forse anche Ruscelli ora si riferiva quando diceva larghe alleanze però insomma, forse quella fetta lì non lo so, ha già preso un'altra strada allora eh, dobbiamo partire da un dato oggettivo. Faccio l'esempio del mio comune, eh, sul quale, che è Cavriglia, sì. che è un comune notoriamente di sinistra, insomma, sì. dove i risultati elettorali hanno sempre premiato il Partito Democratico. Ecco, alle ultime elezioni politiche, è indubbio che i voti della Lega sono passati da i 50 voti circa del 2000, delle elezioni politiche del 2013 a 800 voti del 2018. Noi ne siamo consapevoli, questo è stato un indicatore chiarissimo e aggiungo altro, credo che molti elettori che avevano votato il PD a Cavriglia con ogni probabilità possono aver votato anche per la Lega. Detta così sembra incredibile, cioè che un elettore del PD possa votare per la Lega. In realtà siamo in una fase dove la mobilità dei flussi elettorali è molto, è molto forte e anche per effetto dell'azione dei social che hanno stravolto il modo di fare politica è molto possibile che vi siano diciamo, delle domande popolari. Che vengono intercettate dalle forze politiche alle quali iniziano a rivolgersi anche persone che storicamente hanno avuto identità politiche precise. Quindi, una persona lei... di sinistra che possa votare Ma la Lega. Secondo lei la sinistra ha tradito, e uso questo termine sinceramente, secondo me, anche giusto, cioè non, non, non esagerato, i, i, i propri valori veramente, quelli fondanti, il lavoro, il sociale, cioè secondo me in un certo diritti senso civili, i diritti civili, cioè, la coesione sociale. Ecco, mh, io veramente non riconosco no, in un certo senso cioè, un elettore cioè. di sinistra che mi allora, va a votare un, un Salvini, no, con tutta la questione migranti, dell'accoglienza, allora, cioè, tradisce me... la propria, non lo so, eh, anche non voglio di coscienza, ma insomma etica, la propria... Etica la tradisce, ecco, Però accade. Ecco perché secondo voi? Ma io gli do questa lettura. Secondo me è accaduto questo. I governi di centro-sinistra del, dell'ultima legislatura, quindi i governi Letta, Renzi in particolare e Gentiloni hanno, a mio avviso. Eh, fatto delle scelte anche importanti per quanto riguarda alcune battaglie storiche che la sinistra ha sempre portato Beh, avanti, quelle sui diritti civili, mondo. ma non solo le unioni civili, il, il, la legge sul dopo di noi, sì, sì. Eh, la legge per quanto riguarda il testamento biologico, tutta una serie di partite mm -hmm. che erano storicamente mh, simboli del, del, della sinistra e del centro-sinistra. Anche sulla questione dei migranti dobbiamo ricordare l'azione del Ministro dell'Interno Minniti che ha sostanzialmente posto le basi affinché eh, vi fosse una gestione diversa dei flussi dei quali il governo di oggi sì, sì, sì. beneficia no, in maniera è... Ma indubbia. In in dopodiché soli, non vengo, vengo, al in punto, vengo al punto, la legge? Dopodiché è indubbio che alcune misure eh, hanno dato l'impressione che il Partito Democratico fosse un partito, eh, per usare una vecchia terminologia, eh, che guardasse più al ceto medio che alle persone che avevano bisogno, le persone veramente in difficoltà. E non a caso questo è uno dei temi che è oggetto anche della discussione congressuale, che è in atto, che è in corso, che ha anche a che fare con la necessità da parte di alcuni candidati che il Partito Democratico ancora le proprie politiche e diciamo, le proprie riflessioni anche su quelle fasce e soprattutto su quelle fasce politiche che sono storicamente gli ultimi, i più bisognosi, le persone che sono senza lavoro, le persone che sono oggetto poi del, eh, del maggiore interesse da parte del reddito di cittadinanza, eh, gli studenti, le persone che hanno difficoltà ad avere... Un posto sicuro e che magari non sono state aiutate dal Job Act. Eh, Tutte, diciamo, un mondo che va ricostruito da un punto di vista sociale, ascoltando e, e collaborando anche con chi la pensa nello stesso modo. Quindi, meno vocazione maggioritaria e più costruzione di un'alleanza civica e progressista a livello. A livello nazionale, anche in prospettiva delle europee. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, però vorrei fare una domanda a Ruscelli e poi magari risponde dopo l'interruzione. Ma secondo lei, però, per essere veramente credibili, no? ehm, nel, Prendiamo il caso di Matteo Bracciali, tra l'altro è reggente insieme a lei. Questa è una mia considerazione personale, quindi lui potrà dire quando la sentirà, hai detto una bip. Ehm, secondo me nella sfida nel comune capoluogo dove Ghinelli ha, ha prevalso c'è stato un errore, cioè quello di eh, comunque, eh, come dire, essere un po' il prosieguo del, del passato, no? in quel caso amministrazione Fanfani, che in un certo senso aveva un po' deluso l'elettorato, non su tutto, ma su tanti temi sì. Ma secondo voi il Partito Democratico dovrà un po' sconfessare l'era Renzi in tutto e per tutto per, tra virgolette, essere credibile nei confronti dell'elettorato, oppure no? Mi risponde dopo la pubblicità. Allora, eccoci la seconda parte di A Tu Per Tu con Francesco Ruscelli, reggente, facente parte del comitato reggente del Partito Democratico, assieme a Matteo Bracciali e, non ricordo il nome, ecco, della segreteria regionale. Ci eravamo lasciati con una domanda. Già rendono eh? difficile capire il loro ruolo <ride> da un punto di vista sì. formale, immagino da un punto di vista sostanziale, speriamo elefante, di no. È un elefante un po' no, questo Partito Democratico, vediamo se diventa una farfalla. Ma Detto questo. questo, battute a parte, ci eravamo lasciati con questa domanda, no? Cioè a volte per, come dire, essere credibili bisogna anche metterci la faccia in tutto e per tutto e quando si accendono le telecamere dire quello che magari si dice a volte quando sono spente, cioè... Arriverà questo questa, eh, partito democratico a sconfessare eh, alcune cose, non tutte sicuramente, ma dell'era Renzi che magari hanno determinato anche la, la sconfitta e dall'altra parte invece la vittoria o quantomeno il consenso elettorale sicuramente esploso della Lega? O si continuerà a dire che l'era Renzi andava tutto bene, l'era Gentiloni andava tutto bene, abbiamo fatto tutto bene però ora dobbiamo fare questo? Quale sarà la scelta? Allora, innanzitutto il Partito Democratico credo che sia l'unico elefante rimasto in Italia che ha ancora una parvenza di democraticità e che prova, seppure con difficoltà, a fare dei congressi, con degli iscritti, a scegliere la leadership e la guida politica con delle primarie aperte che coinvolgono centinaia di migliaia, speriamo il 3 marzo, milioni di, di elettori e simpatizzanti questo proprio per l'idea che noi abbiamo della politica, che è quella di una condivisione di un progetto. Io credo che non sia più il tempo di stare a parlare di renziani, non renziani, dell'era Renzi, bisogna parlare molto del futuro e il congresso serve per questo, serve per capire dopo una sconfitta elettorale come quella devastante che abbiamo avuto perché eh, pensare che alle europee abbiamo ottenuto nel 2014 il 40% e alle elezioni politiche, quattro anni dopo, abbiamo ottenuto il 17%, ci dà la dimensione di che tipo di distacco si sia verificato con eh, i nostri cittadini, con, eh, con gli italiani. È accaduta. Ne abbiamo avute le ripercussioni ovunque, anche nella nostra Toscana, dove siamo passati da governare dieci capoluoghi di provincia ad avere solo due, luoghi, due capoluoghi di provincia e anche a livello locale perdendo molto spesso mettendoci anche, del nostro, mettendoci anche del nostro nella scelta delle candidature, nella difficoltà di ricandidare alcune figure, tutto per un dibattito interno che all'esterno invece non veniva compreso no. e infatti poi gli elettori ci hanno puniti. Dicevo, il congresso serve per questo, serve per capire dove vuole andare il Partito Democratico, con quale strategia. Come ricostruire un'opposizione credibile che sia un'opposizione prima in Parlamento e poi un'opposizione sociale, un'opposizione nel Paese? Come cioè il Partito Democratico può rendere onore a quelli che sono stati quei 3-4 milioni di fondatori che nel 2007 hanno investito su un progetto politico partecipando alle primarie? Va ricostruito un rapporto di dialogo non solo con le altre forze politiche del centro-sinistra, ma soprattutto con la società attiva. Penso agli enti intermedi, penso alle esperienze dell'associazionismo perché inizia a emergere un sentimento diffuso di, di difficoltà anche a identificarsi con alcune figure istituzionali a livello nazionale e tutte queste esperienze vanno messe a rete in un progetto comune. Io credo che eh, prima o poi arriveranno i nodi al pettine anche per Salvini, per, già vediamo nei sondaggi passare dalle promesse a, a, alle azioni per il 5 Stelle sta contando punti e punti di, so, diciamo di, di consenso in meno nei sondaggi. Cresce invece ancora il fenomeno della Lega, perché ancora la Lega riesce a interpretare quel ruolo di partito di lotta e di governo che non appare antitetico. Quindi Riescono a tenere insieme il loro elettorato, a, ad averne con, diciamo, conquistato di nuovo, almeno nelle intenzioni dei sondaggi, e guardate bene ad averlo conquistato anche nella fascia del non voto, non è che ha solo preso elettori a Forza Italia o anche da altre parti, ma è riuscito a convincere gente che non andava a votare. Questo è molto interessante da un punto di vista politologico, ma se necessita di un'azione politica diversa, è quella che speriamo di costruire dopo il 3 marzo con una leadership nuova, un'assemblea nazionale nuova e un'azione coordinata a tutti i livelli, politica, di opposizione e di prospettiva. Vorrei tornare su, sul locale. Io credo che eh, una forza politica d'opposizione riesce a, a diventare credibile e alternativa se nel periodo che è all'opposizione fa l'opposizione. Allora la prima considerazione è che, l'abbiamo detto più volte noi qui in trasmissione, ad Arezzo non esiste un'opposizione a questa giunta e a quello che percepisce la gente. E, ma lo perce si percepisce anche nei, nei fatti e non, non c'è una vera e propria manifestazione anche nei media ma, ma nemmeno nella popolazione un coinvolgimento basta guardare le mamme che raccolgono le firme per contro le menze oppure altri comitati il PD a retino secondo quello che viene percepito non fa opposizione ecco come fate a pensare il prossimo anno di potervi proporre come forza alternativa se in questo periodo siete rimasti sulla finestra a guardare quando va bene e poi il resto fondamentalmente siete stati percepiti come oramai inesistenti o peggio da molte parti si sostiene anche con, in combutta con questa giunta perché molti sostengono che questa non sia una giunta di destra effettivamente ma che ci sia sotto sotto un accordo tra questa giunta e molti, molte parti della sinistra certo lei parla chiaro nel senso <ride> non ha diciamo peli sulla lingua anche se fa delle osservazioni che dal mio punto di vista non sono assolutamente condivisibili e cerco di spiegare il motivo. Allora Sicuramente, allora, prima di tutto, eh, l'alternanza è un principio fondamentale, per cui non è detto che un ciclo eh, si consolidi poi alle elezioni successive, e ne abbiamo centinaia di esperienze. Per cui non è assolutamente detto che l'amministrazione Ghinelli sia un'amministrazione destinata alle prossime elezioni a avere ancora il consenso da parte dei cittadini. Per vari motivi, perché da un lato vi sono delle condizioni oggettive che fanno sì che fare il sindaco oggi non è come fare il sindaco 15 anni fa, 15 anni fa c'erano risorse economiche a Gogo, c'era la possibilità di attivare i percorsi di ogni genere su ogni fronte. Infrastrutture, investimenti, servizi, tutto quello che vogliamo, questo faceva sì che chi faceva il sindaco sostanzialmente aveva il 90% di probabilità, se non faceva delle cose atroci da un punto di vista personale, di essere riconfermato al secondo mandato. Oggi fare il sindaco eh, non significa necessariamente essere rieletto sindaco al secondo mandato, proprio per queste difficoltà. Detto questo, mi sembra che l'opposizione al Consiglio Comunale fatta dal Partito Democratico, sia un'opposizione che si sforza di fare diciamo, le puntualizzazioni all'azione amministrativa. Sicuramente c'è un, un atteggiamento di una certa disponibilità, mi pare, anche da parte degli organismi di informazione nei confronti. Della Giunta Ghinelli. Nostro, eh. No, no, sto parlando no, no. in generale. Eh, però io in, fuori, generale, in generale. È tanto per. E detto questo, mi pare che non ci sia un'attività politica che brilli in maniera così esponenziale. Per cui, e vengo al punto. Sicuramente può essere implementato l'attività di opposizione. Da parte del, anche del Partito Democratico a livello comunale, perché di più è sempre meglio a prescindere. Detto questo, secondo me le carte sono, eh, cioè i giochi sono aperti e le carte vanno ancora tutte scoperte per riconquistare il Comune di Arezzo. E anche ad Arezzo, come negli altri comuni, dovrà essere costruito un progetto, dovrà essere costruito un'alleanza e dovrà soprattutto essere costruito un progetto con largo anticipo perché partiamo con il gap di dover riconquistare il comune e quindi dover avere le candidature a sindaco, le liste e il progetto non negli ultimi mesi ma con un largo anticipo. Il 2019 dovrà essere l'anno nel quale questo percorso prende avvio e inizia a costruire un'ipotesi di alternativa per i cittadini di Arezzo. Però io faccio un'osservazione, ci sono due questioni, ad esempio la sede della Polizia Municipale, noi abbiamo dovuto invitare, ma no, cioè con, con molto piacere, ma insomma Daniele Farzetti che adesso non ha nessuna carica eh, politica ma è stato un consigliere comunale, ecco lui da buon cittadino si è informato, ha portato le carte, ci ha fatto vedere eh, qual è l'intenzione dell'amministrazione comunale, condivisibile o meno. Io non l'ho sentito un consigliere di minoranza fare la stessa cosa, tra l'altro avrebbe anche avuto eh, più, come dire, più facilità anche di accesso, accesso agli atti, adatto, più facilità sì. anche di controllare quello che accadeva. Di contro, ed è una questione molto legata a questa, sul fronte sicurezza, insomma sul quartiere di Saioli dove si vuole portare la sede della Polizia Municipale se ne è dette di ogni ma forse la realtà vera non è uscita mai dal, dalla, dalla so, bocca Roscelli, cioè, le politiche sociali che... cioè, la ecco, battaglia per il dormitorio eh, tutto non... lo smantellamento de, de, del servizio dei assistenti sociali che il comune di fatto ha, ha realizzato non esiste più un vero e proprio servizio ma non si è sentito mai nessuno del PD che, che abbia alzato la voce in Secondo questi quattro anni mai, ecco, perché c'è stata questa stagione così di, 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 tra virgolette di batoste elettorali per cui uno cerca di riprendere un po' il filo o, o c'è un altro io, motivo io ho un'impressione diversa, nel senso ho cercato di spiegarlo, poi non voglio certo, no, certo convincermi sue... delle, delle mie ragioni, ma ho l'impressione che seppure in una condizione di difficoltà legato, legata a un contesto anche di comunicazione non semplice, e ribadisco non semplice, ci sia, è? ma io non, non mi pare che ci sia un'attenzione da parte di molti media a fare le pulce, non mi riferisco a voi. Ma, ma non noi non dobbiamo fare allora, a fare le pulci eh, a livello Insomma, giornalistico chiar all'amministrazione allora, all all comunale. questo è un aspetto che può essere condivisibile o meno e che non riguarda comunque la nostra emittente, perché noi di pulci ha voglia fargliene. Ma no, no, lo sto. Mh, no, lo vedo. No, 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 ma non è per prenderlo in maniera personale, assolutamente, perché è la realtà. Ma se un consigliere comunale di minoranza invia un comunicato come quello, ad esempio, di stamattina di Matteo Bracciali, che tra l'altro eh, era anche centrato, cioè lui eh, interviene sul discorso della sicurezza, ma accade stamani, cioè dopo <ride> tre anni di amministrazione di Ghinelli. Cioè, io non credo che qualsiasi organo di stampa, e questo veramente mi sento di dirlo anche per i più, magari li possiamo pensare i più no, vicini al governo della, della città, se arriva un comunicato stampa bello, forte, eh, con documentazione, non venga considerato, altra cosa è fare le pulci, tra virgolette, in maniera in indipendente dal punto di vista dell'organo di stampa. Quello che David Penso portava non era tanto, <ride> era proprio che non, <ride> non ci sono interrogazioni forti, non ci sono mozioni, atti di indirizzo, interventi no, cioè, di coinvolgimento. Anche questo anche... linguaggio che spesso della eh. sinistra, che sicuramente non è adatto ai social, ma è anche... È anche a volte difficile da seguire perché ci sono sempre questi ragionamenti. Voglio dire, la gente, ripeto, se viene smantellato eh, un servizio sociale, quindi i servizi ai cittadini, eh, non c'è bisogno di, di, di fare tanti discorsi, c'è bisogno forse prendere una posizione ferma. Lei ha ricordato l'intervento di Daniele Farsetti che chiaramente noi l'abbiamo ospitato per primi, poi mi sembra improvvisamente anche tutti gli altri media gli hanno dato enorme spazio. Ma perché? Perché lui è venuto ha avuto il coraggio anche di fare delle, eh, delle denunce, ok? Delle denunce, cosa che noi abbiamo avuto, quanti ospiti abbiamo avuto del PD? discorsi fumosi sempre, tutto si gira intorno, ma qui, ma là, e via, cioè, ecco, ragazzi, io credo che oggi, oltre che mancare un leader al Partito Democratico, ma anche a livello locale, credo che manchi... Eh, Ora beh, c'è la reggenza, però io credo che forse la gente ha anche bisogno, eh, in un momento come questo, di identificarsi in delle figure. Però lei è e stato anche del... un assessore provinciale, no? Io sì. ricordo, sinceramente, da amministratore, una persona molto decisa, molto... Come dire, quando prendeva un treno, tra virgolette, poi ci saliva tutti gli effetti. Ecco, forse le persone vogliono questo da chi comunque rappresenta una forza politica. Non lo so, è una mia... Beh, vedete... Ehm... Noi dobbiamo essere molto onesti con noi stessi, allora, se siamo in una situazione nella quale eh, c'è una reggenza che ha un compito a termine di ricostruire, significa che c'è anche una situazione di difficoltà che noi dobbiamo creare le basi per cercare di superare. È quello che stiamo cercando di fare. Lo facciamo con grande umiltà, con grande passione e dobbiamo ritirare le fila di, di molte cose anche da un punto di vista di organizzazione del lavoro sul territorio, da un punto di vista di comunicazione, da un punto di vista di capacità di dimostrare la presenza del Partito Democratico sulle tante questioni. Ora, possiamo stare qui a entrare nel dettaglio delle questioni di Arezzo che riguardano il Comune. Ma potremmo diciamo, parlare delle questioni che riguardano la sanità, delle questioni che riguardano i servizi pubblici locali, delle questioni che riguardano l'economia. Ecco, su tutte queste questioni è necessario che il Partito Democratico torni a parlare una voce chiara, con proposte, idealità, progetti e poi con l'azione politica. E è quello che, ripeto, molto umilmente stiamo cercando di fare. Abbiamo cominciato la scorsa settimana con i nostri sindaci sulla questione della sanità, non, non l'abbiamo toccata oggi come argomento, ma anche lì c'è qualche problema, c'è il nuovo direttore ehm, generale che, che sostanzialmente sta per essere nominato. Ci sono questioni che riguardano l'oncologia, riguardano i primariati che sono state evidenziate. eccetera. C'è un lavoro, c'è però si sta ragionando in quel, su quel fronte lì, ad esempio, della creazione di subaree che diano una maggiore autonomia alle aree è oggetto. Perché? Perché la sanità, come qualsiasi altra politica, è oggetto di una verifica continua e allora scelte che possono apparire in un determinato momento come importanti di ottimizzazione e di riorganizzazione delle risorse, poi durante la fase della messa in opera possono far emergere delle criticità che vanno affrontate. La, la, la sanità occupa l'80% del bilancio della Regione nonostante, nonostante i tagli. E questo vale su tutte le questioni, i servizi pubblici locali, i rifiuti, l'economia, eccetera. Vale anche per il comune di Arezzo. Sicuramente è necessario valorizzare anche di più lo sforzo che molto spesso viene fatto e abbiamo un gap di comunicazione che dobbiamo in ogni modo, eh, siamo, siamo ogni modo in colmare. Vorrei chiedere un'ultima cosa. E Cortona, direi, il comune più importante che va al voto. La sindaca Basanieri non viene ricandidata perché non, eh, no. non ha amministrato bene. No. Perché la scelta di cambiare no, ma un cambi candidato? Mi pare che la Francesca Basanieri in un comunicato eh, abbia sì. chiaramente esposto le ragioni, che hanno a che fare anche con ragioni di carattere personale sulle quali si può solo mh, avere rispetto, perché. Io credo che l'impegno e la determinazione che la sindaca Basanieri, nonostante alcune difficoltà personali in questi cinque anni, ha messo nel fare il sindaco di Cortona sia apprezzabile. Ha scelto di non ricandidarsi, questa scelta deve essere rispettata. Sono convinto che il Partito Democratico di Cortona sia in grado di individuare la figura migliore e sono, probabilmente nei, nei prossimi giorni emergerà anche giorni, settimane, dipende dal, dal lavoro. Cioè, mancano... Realisticamente credo che entro fine febbraio eh, come le questioni dovranno essere, dovranno essere... No, dico a livello generale, vanno 26 comuni al voto, entro la fine di febbraio questi comuni dovranno avere la candidatura al sindaco e il progetto politico. E quindi anche già il mi sembra forse io ce l'avete a Castiglion Fiorentino, forse c'è stato le primarie, ma anche l'inizio è capito se poi sarà o non sarà. Quindi cioè, dove avete non un candidato sbocca. ufficiale? Non, non, no, ci sono. Non... Allora, alcuni sindaci sono già usciti eh, riproponendo la propria ricandidatura, tra i quali c'è il sindaco di Terranuova Sergio Chienni, c'è il sindaco di Lucignano Roberta Casini, c'è il sindaco di di Prato Vecchio Stia Caleri. Eh, altri insomma, è imminente la, la, la ricandidatura, vi sono poi alcuni comuni importanti che vanno al voto, tra i quali San Giovanni Valdarno, dove eh, bisognerà capire se si riesce a trovare la sintesi su una candidatura oppure se si utilizzeranno altri strumenti di selezione delle candidature, è chiaro che dove si va al cambio di amministrazione è più complicato perché eh, devi ricostruire la candidatura, il progetto politico rispetto a un ciclo che si conclude e uno che, che inizia. Eh, e poi ci sono i casi come quelli di Cortona dove a fine del primo mandato il sindaco decise di non ricandidarsi, ma credo che lì si sia ben attrezzati per poter far fronte a una proposta. Ora le carte non le scopriamo tutte, aspettiamo. Ma però potremmo dire che diciamo non è neanche troppo nascosto. <ride> Che no, ci vuole il mago. Vuole <ride> Possiamo dire che il Partito Democratico scoprirà il civismo per queste prossime elezioni? Io penso, penso proprio di sì, perché è necessario costruire delle alleanze che mettano insieme. Le forze politiche che hanno una medesima visione della società, dell'esperienza del, dell anche di carattere locale, ma allo stesso tempo aprirsi alle esperienze civiche perché questo perimetro deve essere allargato, perché c'è da fare anche argine a un centro-destra che nella sua trazione leghista ha una. Dimensione eh, sovranista e anche pericolosa per certi aspetti, che io credo la tradizione Se della fa, Toscana possa riuscire Ciccare, ad arginare. Stato come stato risponde, stato vediamo <ride> come risponde. ce la farà la sinistra consegnare la regione Toscana il prossimo anno alla Lega. Io spero proprio di no. Anche per quello bisogna partire in anticipo, perché nel 2020 ci sono. Mi pare che la lezione della sconfitta elettorale del 2018 delle elezioni politiche abbia segnato qualche, qualche senso di consapevolezza importante. Vediamo se sarà raccolto nella progettualità politica. Eh, più o meno Noi è lo speriamo. Più schietto, diciamo più lui è più un politico. Vabbè, però, insomma, è più chiara, lui è un reggente ma... e Ceccarelli è un assessore regionale. Dito quindi le posizioni sono che un po' lui diverse. lui ha detto chiaramente che il rischio scelto sicuramente, sceglie, sicuramente lavorando. Sicuramente, per sicuramente la cui... credo che come Aretini possiamo rivendicare un lavoro molto positivo dell'assessore Ceccarelli. E se tutte le valutazioni sull'attività dell'amministrazione regionale fossero simili a quelle che si porta dietro l'assessore sessione cercare lì avremmo dei buoni auspici. Però insomma, poi il ragionamento è molto più complesso. Non c'è niente di scontato. Grazie allora Francesco Ruscelli, reggente del Partito Democratico. Alla prossima, alla prossima settimana. settimana. Arrivederci.